Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi con FIFA 16 e siamo pesantemente nell'Ultimate Team. Ragazzi, come potete vedere, la stagione attuale io è la nona stagione, la nona divisione, e mi mancano 3 punti per vincere il titolo. Siamo già stati promossi in divisione 8, come avete visto nell'ultimo video. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. E ragazzi, ora mi mancano 3 punti per essere promosso, quindi in questo episodio farò 2 partite sperando di essere promosso. Magari vi porto già la prima partita dell'ottava divisione, oppure dipende se la pareggio la prima, insomma dipende come va la prima partita, se no farò tutte e due della divisione 9. Ora vediamo a seconda di come va la prima partita, poi ci regoliamo. Ragazzi, ci vediamo fra poco con la prima partita di questo episodio. Ok ragazzi, allora questa è la formazione del mio prossimo avversario. Come vedete c'ha una formazione inglese molto molto forte, molto pericolosa, mischiata anche a qualche giocatore, ho visto sempre inglese, ma di nazionalità spagnola, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ragazzi, vediamo subito come va questa prima partita. Sono ancora palla per lui, prova il tiro fuori di pochissimo. Qui De Jong si fa anticipare. E ancora tiro fuori, ancora da parte sua. Salah che se ne va ancora. Bello il pallone dentro. Attenzione, ci siamo saltati tutti col tiro. Non mi veniva manco la parola, ragazzi, non riuscivo a dirla. Ma nulla da fare, qua anticipiamo benissimo ancora Castan. Facciamoli provare il tiro a Castan fuori. Tiro da difensore, però. Bravo, molto coraggioso Castan. Esce Lopez, salva tutto. Qui Antonelli poi prende palla De Jong, che si lascia però anticipare. Ancora qui pallone suo e c'è il gol. 1-0 per l'avversario, ragazzi. De Jong sta giocando malissimo. Oh, ma è riuscito a prendere una cazzo di palla. Oh, ma vi riprendete, Dio santo. Buon pallone dentro. Attenzione qui, occasione, tiro. Si mette davanti il difensore, nulla da fare. Qui De Jong ancora. No, è Juan Jesus, scusate. Juan Jesus, miracolo del portiere. Che ragazzi, è finito un primo tempo con poche occasioni, qualche occasione più da parte dell'avversario, ma molto molto cupo per la mia squadra. Vediamo se riesco a recuperare nel secondo tempo. Proviamo ad andarcene. Pallone dentro e c'è il parata la traversa. Non vuole entrare la palla, miracolo da parte di Joe Hart. Attenzione qui, palla che rimane lì. Pallone per Jack Bonaventura che prova il tiro, ancora rimpallato. Pallone dentro ancora, il Pipita, deve essere il Pipita, poi ancora miracolo, sì, Higuain. Ragazzi, c'ha Gesù Cristo in porta, ragazzi, si è buggato. C'ha Gesù Cristo in porta. Attenzione, pallone dentro, c'è ancora Hart, ma ragazzi, c'ha Gesù Cristo, non riesco a farsi entrare una palla in questa partita. Ancora pallone dentro, Higuain. Higuain se ne va. Higuain al tiro, miracolo, vediamo. Bacca, pareggio, 1 pari, aveva preso anche questa. Ma non può nulla su Carlos Bacca. Eccolo qua, guardate Carlos Bacca. Finalmente ragazzi, ha raggiunto il pareggio. Il portiere Hart aveva preso anche questa. Bacca, Higuain, Higuain, il Pipita. Al tiro, fuori di pochissimo. No, totalmente solo da quella parte. Per fortuna sbaglia. Abate, dove cazzo eri? Ma ti viene tolta subito palla. Attenzione, e Bacca è solo. Bacca è solo. Attenzione a Bacca, attenzione a Bacca, pallonetto e non ci credo, l'ha presa, là era fuori dalla porta, l'ha presa ragazzi, ma come cazzo ha fatto, era fuori dai pali, pallone messo dentro, nulla da fare, che pressing, Bacca dentro, bellissimo, per il Pipita, ancora per Bacca, mamma mia ragazzi, che azione, non ci credo ragazzi, ma no, ma si è buttato prima, ragazzi si è buttato prima, sapeva già cosa dovessi fare. No ragazzi, non ci credo, miracolo. Avanza lui, viene fermato, ma comunque è finita la partita. Che ragazzi, allora un pareggio, quindi siamo a 11 punti, mancano ancora 2 punti per andare in divisione 8. Quindi nella seconda partita proverò ad andare finalmente in divisione 8, sperando di non fare un pareggio o una sconfitta. Ci vediamo fra poco con la seconda partita del giorno. Che ragazzi, allora eccoci nella seconda partita. Questa è la formazione del mio avversario. C'è Boni e Diego Costa in attacco. Poi c'è altri giocatori, lì se non sbaglio quello è Navas, lì c'è, non mi ricordo, il giocatore della Costa Rica,
e gli altri non li ho visti. Comunque è una buona formazione. Ok, se vinciamo andiamo in divisione 8, se pregiamo dobbiamo giocare un'altra partita, quindi nel prossimo episodio. E ancora Adriano, Dzeko, Dzeko solo al tiro, gol! Edin Dzeko! Prima palla toccata e gol. No, annullato per fuorigioco, ragazzi, come non detto. Qui vediamo. No, ragazzi, ha dato calcio di rigore. No, non ci credo. Ragazzi, ha dato calcio di rigore. Ho spinto piano piano il cerchio. È assegnato, ma ragazzi, non è possibile. Sono partite veramente, veramente, veramente sfigate queste qui. Ragazzi, ormai sta prendendo già il largo, perché ovviamente ora sono diventati tutti dei Cristiano Ronaldo, loro e i miei ora sono dei mammalucchi, classico di FIFA. Ancora qui, al tiro, e c'è il miracolo. C'è il miracolo su un tiro del genere. Come sempre, ragazzi, trovo sempre gli avversari che importano Gesù Cristo. Pallone ancora dentro, palo, non ci voglio credere. Ragazzi, ve l'ho detto, è una sfiga totale. È una sfiga totale, ce l'hanno con me. Quello è fallo, quello è fallo. Non mi sta fischiando nessun fallo. No, mi sta fischiando i falli, non ci posso credere. Bravo Adriano. E dai, ma come cazzo sei lento. Di Dzeko recupera un buon pallone. Ma dai, ma che sono sti cazzo di passaggi. E dai, Adriano messo giù. Ora voglio vedere se non gli dai l'espulsione. Fallo da ultimo uomo. Cioè non gli ha dato l'espulsione. No, vabbè ragazzi, non ci credo. Proviamo a purgarlo con Pjanic. Pjanic, gol! Pareggio! Aggira il muro! Aggira il muro! Milan del Pjanic, mamma mia! Grandissimo gol, pareggio, meritatissimo! Rivediamo la fortezza di Milan del Pjanic. Guardate qui, ragazzi, palo gol! Imprendibile! Guardate qua che si contrastano tra di loro, ma poi riusciamo a perdere, cioè riescono a perdere palla anche in questa maniera, ragazzi, non ci credo. Cioè guardate, guardate come si fanno saltare come dei birilli. Poi il passaggio solito di merda. Cioè ragazzi, è già programmato che deve segnare il 2-1. Tutte combinazioni che portano a segnare. Ragazzi, è ancora scriptato sto gioco, è ancora scriptato. È scriptato questo gioco qui. Attenzione qua, pallone dentro, Pjanic per Adriano, che passa Adriano. E a lui c'è il miracolo. Poi sì, vabbè ragazzi, ok. Basta, basta, basta con queste stronzate, basta. Sì, va bene, per fortuna. Ecco, pure a lui non è entrata, vabbè. Ragazzi, ogni tiro che fa ora lui, sembra vedere che sta tirando, non lo so, Maradona. Adriano. Prova Luiz Adriano, il tiro, il miracolo. Pallone che rimane lì, pareggio. Pareggio di Felipe Anderson. Siamo ancora in partita. No, scusate, di Pjanic. Anche contro lo script. Come i miei si fanno anticipare, perché ovviamente, guardate, guardate, guardate ragazzi, guardate qua. Ancora lui, Edin Dzeko, viene anticipato. La recupera, la mette dentro, pallone dentro, gol! 3-2! E non è gol della merda, perché non era solo Dzeko, vedete, ma era contrastato. Qui ha recuperato palla, non ti dà fra l'altro, lo mette in mezzo, quindi questo non lo considero gol della merda, ma un'azione normale. Anderson, stiamo tenendo palla, ragazzi, stiamo tenendo palla in avanti, soprattutto. Ancora, attenzione a Dzeko, che solo! Miracolo del portiere, al 92esimo. Potevamo fare il 4-2. Comunque calcio d'angolo. Pjanic dentro, vediamo. Esce lui col portiere, nulla da fare. Pallone ancora messo dentro. Proviamo il tiro con Adriano, ancora calcio d'angolo. Stiamo chiudendo in attacco però. Ancora pallone dentro. E allora la diamo indietro e finisce la partita, ragazzi. Vittoria sofferta per 3-2. Siamo arrivati però ragazzi in divisione 8. Quindi nel prossimo episodio partiamo con la divisione 8. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare like, commentare, condividete. Se non avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi, suggerite il mio canale ai vostri amici. Mi raccomando ragazzi, qui Dungeon 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella.